Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, mamma mia ragazzi, c'è un po' da avere paura ragazzi miei. Oggi il video è interessantissimo, importantissimo, ma anche allo stesso tempo potrebbe rattristare molti di voi ragazzi. Cosa stiamo per dire, ragazzi? Allora, facciamo una premessa. Oggi parliamo di Fortnite per Android, perché ragazzi, il Fabione mi ha mandato una foto che mi ha spiazzato, ragazzi, mi ha disarmato. Vediamo di vedere le cose con calma, ragazzi. Allora, sono uscite delle news pochissimi giorni fa. Chi ha visto i miei video sicuramente lo saprà. È stato confermato Fortnite per Android il 24 agosto. Non l'ho detto io, è stato confermato soprattutto dal sito di Samsung. Perché dal sito di Samsung? Perché ragazzi, il 24 agosto uscirà nei negozi il nuovissimo Samsung Galaxy Note 9. E ragazzi, questo sarà l'unico cellulare ad avere preinstallato Fortnite. Incredibile. Poi si parla, ci sono le skin gratis, ci sono dei premi per chi fa il preordine del telefono, ma andate a vedere l'altro video che vi spiego tutto. Questo cellulare, ragazzi, avrà installato Fortnite per 30 giorni prima di tutti gli altri, perché poi il 23 settembre Fortnite uscirà sul Play Store e sarà disponibile per tutti gli androidiani. La cosa un pochettino strana, la cosa un pochettino che ci fa paura, ragazzi, è che il Samsung Galaxy Note sono 1000 euro di telefono, più o meno, quindi giustamente monta componenti all'avanguardia di ultima generazione. E se un telefono da 1000 euro non mi fa girare Fortnite, mi fa girare le balle. La cosa, ragazzi, che io voglio farvi vedere e che mi ha disarmato, e non vi faccio neanche la canzoncina perché fa paura da vedere, ragazzi, è questa immagine che sto per mostrarvi. Pronti? 3, 2, 1. Allora, ragazzi, questa non è assolutamente un'immagine fake, è troppo studiata per poterlo essere, ve lo posso garantire, ci metto la mano sul cuoco. Questa è un'immagine che il Fabione mi ha trovato e che è allucinante, ragazzi, allucinante. Andiamo subito a tradurla per voi. La parte in alto, la prima riga, quella un po' tagliata, si può tradurre da technical details a specifiche tecniche. Questa, ragazzi, è una pagina relativa alle specifiche tecniche che il vostro Android deve avere per far girare Fortnite. Io vi dico una cosa prima di leggervela nuovamente: spero non sia proprio così, ma ho paura che sia proprio così. Andiamo a leggere subito la prima riga, ragazzi. OS 64 bit Android 4.4 or higher. Sistema operativo vuol dire un Android a 64 bit, e questo va bene, ce l'abbiamo tutti, che sia almeno la versione 4.4 o superiore. Allora, ragazzi, voi andate a vedere nelle impostazioni del vostro telefono se si può aggiornare Android. Ci sono dei metodi per installare dei sistemi operativi più alti, ma vi dico subito, se il vostro cellulare non ha installato una versione più alta di Android 4.4, non farà girare Fortnite, ve lo dico già io, garantito. Andiamo a vedere, ragazzi, la seconda voce che è disarmante, anche quella, raga, RAM 3 giga o superiore. Io avevo paura, ragazzi, quando è uscita la news ufficiale anche sul sito di Samsung, che venissero tagliati fuori una fucilata di cellulari Android. Perché? Perché se un cellulare da 4 giga di RAM come il Note 9 gli vai a preinstallare Fortnite,
immagina quanti servizi sono aperti nel cellulare che noi non vediamo. Si chiamano servizi in background, che consumano almeno 500 mega di RAM del telefono. Se mi fai girare un Fortnite, come minimo io davo che servissero 2.5 GB di RAM. Qua dice addirittura 3 giga dedicati, che vuol dire che se il vostro cellulare, raga, c'ha 3 giga di RAM, paradossalmente vi lagga Android. È una cagata da sentire così, è un casino, ragazzi. E la cosa veramente più incredibile è quella che sto per dirvi adesso, raga. A parte che già il mio cellulare non ha 3 giga di RAM, quindi arrivederci, grazie, buonanotte ai sognatori. La cosa che vi sto dicendo è quella GPU Type, one of the below. Allora, la GPU, ragazzi, è la Graphic Process Unity, quindi la scheda grafica del nostro cellulare, come quella del PC, però c'è anche ovviamente per cellulare. Quelle che vedete qui, ragazzi, è un elenco di schede grafiche che moltissimi cellulari hanno e che è compatibile con Fortnite per Android. Abbiamo le Adreno, la 630 è montata su un sacco di Huawei, così come la 540, e così come lo è montata ancora di più l'Adreno 530, quella che vediamo qua in alto. Ci sono poi le Mali, una delle più vecchie che vedo qui dovrebbe essere la Mali T760MP8, ma anche la G71 dovrebbe essere abbastanza retro. E qui, ragazzi, entrate in gioco voi. Come ho detto nel titolo, scopri se il tuo Android è compatibile con Fortnite. Allora, ragazzi, come si fa per capirlo? Si apre tranquillamente una pagina Google, ragazzi, semplicissimo. Con il nostro mouse andiamo sulla barra degli indirizzi, scriviamo il nome del nostro cellulare. Io metto il mio, io ho un Huawei Y6 2 Pro. Una volta che abbiamo inserito il nome del nostro cellulare, ci mettiamo di fianco quella parola specs, che non è lo spec quello che ti mangi, che vuol dire specifiche tecniche. Andiamo su invio, lasciamo perdere i primi due risultati perché sono quelli che si sponsorizzano su Google. Io andrei su questo sito che è molto interessante, che è gsmarena.com. ci clicchiamo sopra, ragazzi, ed ecco che si apre la pagina relativa alle specifiche tecniche del nostro cellulare. La prima cosa che già sto vedendo e che già mi fa venire da piangere è la RAM, ragazzi. Guardate qua, il mio ha 2 giga di RAM, e se andiamo, ragazzi, a vedere un pochettino più in basso, quindi scendiamo leggermente nella sezione platform, possiamo andare qui ed ecco, ragazzi, che spunta fuori la GPU del nostro cellulare. Io monto una Mali T720MP2. A questo punto che abbiamo scoperto la nostra scheda video, andiamo, ragazzi, di nuovo sulle schede che erano già state viste prima, e come vedete, ragazzi, purtroppo per me le uniche Mali che iniziano per T sono le Mali T760 e la Mali T880. Questo vuol dire, ma era già ben chiaro, ragazzi, dal fatto che avessi 2 giga di RAM, che il mio Huawei Y2 Pro non sarà compatibile con Fortnite. Io, ragazzi, vi consiglio di pensarci bene e di iniziare a ragionare un attimino su quello che avete intenzione di fare con il vostro cellulare. O aspettate comunque, o mettete via i soldi, per dire, se proprio volete giocare. Io vi consiglio una cosa, ve la dico proprio spassionatamente come amico, non come youtuber. Raga, i cellulari che faranno girare Fortnite, secondo me, saranno veramente veramente costosi. Pigliatevi una PS4 usata, raga,
pigliatevi una PS4 se volete spendere il minimo indispensabile. Vi pigliate una Play 4 usata, la andate a vedere da qualcuno, la provate, ci installate Fortnite, con 200 euro, se tirate il prezzo, vi portate a casa la console perfetta per far girare Fortnite. Non serve altro, raga, oramai è crollato il prezzo delle Play. Pensateci bene prima di buttare via il quadruplo dei soldi per acquistare un cellulare che sarà compatibile con Fortnite. Parlate con i vostri genitori, ragionatela assieme, andate insieme da chi ve la vuole vendere. Secondo me è la soluzione migliore per giocare a Fortnite. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su. E soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!